Ha avuto inizio a Roma la scuola di alta formazione politico-economica presso la sede dell'Istituto Sturzo, a cui hanno partecipato i molisani, giovani studiosi o amministratori locali, vincitori dei premi di studio intestati a Lello Lombardi. Altri vincitori dei premi inizieranno il corso di europrogettazione nel prossimo mese di maggio. La giornata introduttiva, dedicata ai rapporti tra società e politica, è stata aperta dalle relazioni di Nicola Antonetti, presidente dell'Istituto Sturzo, e di Mauro Magatti, ordinario di sociologia della Cattolica di Milano. Le giornate successive saranno dedicate ai temi delle democrazie contemporanee, al ruolo dei corpi intermedi e ai rapporti tra società, amministrazione ed enti locali. La formazione politica non è semplicemente una formazione, anzi non è assolutamente una formazione di partito o di sindacato, è una formazione che riguarda l'acquisizione di concetti, di categorie importanti per la formazione dei giovani. Una formazione certamente deficitaria in vari luoghi, nei luoghi classici della formazione, cioè i partiti e i sindacati, è deficitaria spesso anche nei luoghi universitari. La possibilità di formare la gente in maniera libera, aperta, creando una circolarità di rapporti con gli studenti stessi, rende profondamente utile questa formazione qua. Il presidente dell'Istituto Sturzo ha già dato molte indicazioni sul significato e sul ruolo di questo corso di formazione che oggi è iniziato qui presso l'Istituto. E certamente nel quadro della realtà politica e sociale italiana di questi anni, una attenzione nuova nei confronti della politica, nei confronti della storia, della sociologia, del diritto e dell'economia da parte dei giovani, penso che sia essenziale per una crescita di questo paese. Questi giovani hanno delle attese sul loro futuro, sulla loro futura partecipazione alla vita pubblica e alla realtà della vita nazionale, e quindi queste lezioni e questo corso non potranno che giovare a questa loro formazione e alla preparazione per successivi importanti sviluppi.